Il valzer degli allenatori la prossima estate rischia di essere più avvincente del mercato dei calciatori. Nomi altisonanti potrebbero trasferirsi dalla panchina di una biga all'altra. In casa Juventus la decisione sarebbe stata presa, a fine stagione si saluterà Pirlo anche nel caso di Champions. Qualora dovesse, malauguratamente arrivare la sconfitta con l'Udinese, il tecnico bresciano verrebbe sollevato dall'incarico e Tudor farebbe da traghettatore fino al termine dell'andata. La vecchia signora sarebbe convintissima di voler richiamare Allegri, con il quale i contatti sono frequentissimi. Il mister toscano avrebbe dato priorità al club bianconero. La Roma, che sembrava vicina a Max, ha virato su Maurizio Sarri. Come è logico che sia, Allegri avrebbe chiesto delle garanzie tecniche, in particolare in alcuni ruoli, per tornare vincente in tempi brevissimi. 1. Martino. Allegri apprezza Szczęsny in tutto e per tutto, quindi per lui non sarebbe assolutamente una priorità l'ingaggio di Donnarumma. Quella, eventualmente, sarebbe una scelta della dirigenza. Il tecnico livornese preferirebbe guardare in altri reparti. In particolare per la difesa si cerca un calciatore di primissimo livello. Max ha sempre avuto un debole per Martinez del PSG, un calciatore ancora giovane, 26, e che saprebbe disimpegnarsi egregiamente non solo come centrale, ma anche come mediano ed esterno destro. C'è solo un piccolo problema, costa 70 milioni. Il lato positivo è che con qualche scambio con la società parigina, il costo del cartellino potrebbe sensibilmente abbassarsi. 2. Alex Telles. Alexandro potrebbe salutare a fine stagione e sulla corsia mancina servirà un nome di primissimo piano. Allegri vorrebbe un calciatore prontissimo, Gosens sembrerebbe essere il favorito. In seconda posizione ci sarebbe Alex Telles del Manchester United. 3. Kante. Il centrocampo ha bisogno di un innesto veramente importante. Premesso che Allegri stravede per Bentancur, a parte sull'Uruguagio, su chi vorrà puntare per la Juve del futuro. Max avrebbe un amore atavico per Kanté del Chelsea, ma il calciatore francese costa troppo. Paredes sarebbe l'alternativa più a buon mercato. 4. Milinkovic-Savic. Ok, l'acquisto di un centrocampista difensivo, ma ne serve anche uno che abbia il vizio del gol. 3 anni fa Allegri aveva chiesto Milinkovic-Savic ad Agnelli. Ora che il sergente è diventato ancora più completo, strapparlo alla Lazio è diventata un'impresa davvero ardua. Paradossalmente è più facile che arrivi Pogba, a un anno dalla scadenza con lo United eterno del centrocampo stellare di una delle squadre di Max. 5. Marshall. Con l'arrivo di Allegri l'avvio di Dybala potrebbe essere ancora più vicino. Il tecnico toscano preferirebbe tenersi Morata, più adatto al suo gioco per caratteristiche, che la gioia. Il sogno nel cassetto di Max. Si tratterebbe di Marshall del Manchester United, che costa 50 milioni.